questa relazione conclusiva sarà sull'influenza dell'ossigeno, dell'esposizione in bottiglia all'ossigeno sull'evoluzione aromatica dei vini. Diverse cose sono state già accennate o diciamo presentate, per cui in maniera ancora non così dettagliata in relazioni precedenti, quindi mi vado un po' in alcuni casi a agganciare su discorsi già avviati precedentemente. Ok, se guardiamo un po' quello che è il mercato attuale dei vini e quelle che sono un po' le terminologie e le scritture che vengono più frequentemente usati per definire i vini, diciamo che sembrano essere più apprezzati dai consumatori, dai degustatori, dai giudici oggi, ritroviamo nella gran parte dei casi una serie di termini piuttosto ricorrenti. Nei rossi parliamo spesso di frutti rossi, frutti neri, spezie, cioccolato. Nei bianchi troviamo spesso dei caratteri di cui accennavo prima Fulvio Martini nella sua presentazione, frutta esotica, guava, alcuni aromi di agrumi, ma anche in alcune regioni dei caratteri un po' di fumé, di tostato e poi di frutta matura, ovviamente frutta esotica, in alcuni casi vini un po' più evoluti con dei caratteri interessanti di frutta secca. Sembrano essere tutti descrittori che diciamo, vengono associati con vini di qualità, con vini di successo, con vini che ottengono dei punteggi elevati nelle guide, nei concorsi e così via. Più o meno frequentemente però troviamo anche situazioni in cui a determinate caratteristiche più gradevoli si accompagnano degli aspetti come quelli della stringenza, quindi di tannini un po' abrasivi, di vini poco espressivi o di caratteri più marcatamente cosiddetti di riduzione, quindi di aromi un poco gradevoli, un po' solfenici, che si sono presenti chiaramente in molti casi durante la fermentazione ma poi che ritornano durante la permanenza in bottiglia. Quello che diventa interessante per il contesto della discussione di oggi è che, ad esempio, questi caratteri, per lo più non proprio graditi, per esempio riduzione, una stringenza o mancanza di espressività, si trovano spesso in vini che durante la permanenza in bottiglia ricevono dosi di ossigeno basse e in qualche modo, che resta ancora tutto da comprendere, non sufficiente a garantire e a consentire un'evoluzione del vino gradevole. Laddove invece spesso troviamo che alcuni di questi caratteri, soprattutto nei vini rossi, sembrano essere più frequentemente associati a delle permanenze in bottiglia con una chiusura che lasci passare una quantità di ossigeno che è ancora sufficiente, che resta un termine generico, però diciamo, ci introduce già nella discussione con un punto di vista già definito, quello che vini diversi avranno bisogno di apporti di ossigeno diversi e quindi avranno uno sviluppo ottimale, presenteranno dopo un periodo in bottiglia una permanenza ottimale in funzione di una definita quantità di ossigeno. Quindi non per tutti i vini possiamo dire questo tipo, questa quantità di ossigeno è quella ideale. È chiaro che una parte del problema è ovviamente quello di voler evitare i problemi di ossidazione, quindi l'evoluzione è troppo spinta nella ricerca di una quantità di ossigeno adeguata e sufficiente, si rischia chiaramente nel tempo di sfociare questo problema ossidativo e perdere gli aromi varietali e i caratteri un po' gradevoli. L'altro aspetto di cui ho accennato precedentemente è quello della riduzione. Allora, la riduzione è un fenomeno abbastanza diciamo, discusso da molti anni, che tratta di enologia, se ne parla sempre anche nelle edizioni di 20-30 anni fa. Forse non sempre con il termine riduzione, ma comunque oggi ci si riferisce, quando si parla di riduzione, piuttosto a dei caratteri aromatici un po' di feccino, di sgradevole, di solfidico, di cavolo. La cosa interessante rispetto ai problemi di riduzione è che queste caratteristiche aromatiche, un po' gradevoli chiaramente, sono associate a dei composti solforati, in particolare per cattani che oggi è un solforato. Ma esistono una serie di composti solforati, quindi appartenenti, se vogliamo, dal punto di vista chimico a una famiglia attigua, contigua, con una reattività anche abbastanza simile, che sono quelli di cui abbiamo parlato prima, responsabili quindi di aromi di frutta fresca, di frutta esotica, di guava, di frutto della passione. E quindi spesso e volentieri si è fatto questo tipo di paragone nell'ambito dei discorsi intorno ai composti solforati e l'aroma del vino, di composti buoni, composti brutti e composti cattivi, se volete, facendo un po' riferimento a un celebre film di Sergio Leone, perché effettivamente esistono dei composti solforati che sono questi responsabili di aromi di frutto della passione o di alcuni di questi caratteri di fumé, di caffè, di tostato,
di minerali, in alcuni casi si parla spesso di mineralità, che resta un termine un po' generico, ma sembra sottintendere una certa complessità che è legata comunque alla presenza di alcuni composti solforati, andando poi invece verso quelli che sono più i composti responsabili di aromi di cavolo, di marcio, quindi la riduzione è quella brutta o cattiva, se volete. Ed è appunto qui che vedete come sono in effetti tutti i composti solforati che presentano in comune la presenza di un gruppo chiolico, quindi di un gruppo SH, il gruppo solforato appunto, il che comporta una problematica di base. Tutte le volte che cerchiamo di, in qualche modo, in sede di vinificazione, di proteggere o di aumentare il contenuto dei composti, diciamo, buoni, rischiamo, a causa della simile reattività, della simile stabilità di questi composti, di promuovere anche la formazione di quelli cattivi. E mi spiego un po' meglio. Allora, il contesto è un po' quello già delineato prima da Fulvio Mattivi, quello di vini come il Sauvignon Blanco, in Italia ci sono dei Verdict, dei Grillo, insomma vini con queste caratteristiche aromatiche intense di frutto esotico, frutto della passione. E ci sono quindi questi composti buoni, che sono spesso definiti chioli varietali, quindi che riportano queste caratteristiche aromatiche tipiche del vitigno, che come sentivamo già prima, in linea di massima, nel corso del tempo della permanenza in bottiglia, tenderanno comunque a diminuire per una certa instabilità chimica che si associa a diversi processi di trasformazione che avvengono all'interno della bottiglia. Quindi tendenzialmente sono composti che tendono a perdersi nel tempo, quindi uno scopo interessante per l'enologo è quello di cercare di preservare il più possibile la stabilità nel tempo. Un modo per ottenere questo effetto, e quindi per passare da una situazione di perdita più spinta a una situazione di maggiore stabilità, è quella di ridurre l'esposizione all'ossigeno. Quindi, se vogliamo ragionare in termini di permanenza in bottiglia, imbottigliare ovviamente con quantità di ossigeno il più basse possibile e, ad esempio, utilizzare chiusure maggiormente impermeabili all'ossigeno. Esiste poi la seconda famiglia, quella dei composti solforati un po' intermedi, se vogliamo, che apportano queste note di complessità minerale, sono dei chioli da evoluzione. Perché? Perché sono composti che tendenzialmente sono poco presenti all'imbottigliamento e si formano durante la permanenza in bottiglia. Allora, vi do un esempio classico, la nota di crosta di pane dello champagne. Sono dei chioli da evoluzione che si formano in bottiglia, non sono dei caratteri aromatici particolarmente intensi all'imbottigliamento, ma durante la permanenza in bottiglia tendono ad accentuarsi, a concentrarsi. E anche in questo caso possiamo immaginare che conservando un vino in un ambiente privo di ossigeno o protetto dall'ossigeno, questi composti si formeranno e si accumuleranno in quanto l'ambiente è protettivo nei confronti di questi composti. Esiste però il terzo lato, diciamo, il rovescio della medaglia, se vogliamo, è quello dei composti cattivi, come idrogeno solforato nel cattan, che in quelle stesse condizioni si formeranno nel tempo al pari dei composti, soprattutto dei chiodi da evoluzione, e quindi, diciamo, si delinea uno scenario in cui nel tentativo, con l'idea di una vinificazione, soprattutto di un affinamento in bottiglia, quanto più possibile protettivo nei confronti del vino al fine di proteggere questi composti che apportano questi aromi così, diciamo, alla moda, se vogliamo oggi, così graditi ai consumatori attuali, ci riserviamo anche la possibilità di apportare determinate note di complessità, ma diciamo ci esponiamo anche al rischio di accumulare troppo composti di riduzione. Diversi studi fatti da uno studio su diversi Sauvignon Blanc fatti da noi alcuni anni fa ci ha mostrato un po' che questa nozione, che se volete resta rappresentata in questo modo un po' più teorica, in realtà ha delle basi abbastanza solide da un punto di vista chimico, in quanto osserviamo come dopo 6 mesi in bottiglia di un Sauvignon Blanc la correlazione tra questi composti è piuttosto ben definita, ossia tutte le volte che i vini presentavano una maggiore concentrazione di mercaposanolo, quindi di uno dei composti buoni, una certa tendenza all'accumulo dei composti cattivi era altresì presente. Quindi si delinea questo dualismo, insomma, di un lato buono e rovescio della medaglia con i composti. Però un'osservazione interessante che abbiamo fatto in questo studio è che esistono poi alcuni vini che, per ragioni che non del tutto siamo riusciti ad interpretare, però vi propongo almeno una chiave di lettura, mostrano una tendenza molto più marcata ad accumulo di composti solforati cattivi, quindi essenzialmente all'accumulo di mercaptani nel tempo. Quindi i vini in partenza sono tutti bassi, poi alcuni hanno
diciamo, accumulato una certa quantità, ma abbiamo trovato alcuni vini che sono quei vini, se volete, che periodicamente, sistematicamente, diciamo in maniera più o meno sporadica, gli enologi ritrovano come vini che hanno una tendenza alla riduzione, che sia una determinata parcella, che sia un determinato annato, così via, insomma dei vini che presentano delle caratteristiche in questo senso. Nel caso del nostro studio, noi abbiamo osservato che i vini che presentano queste caratteristiche sono vini che abbiamo definito in maniera più generica vini ad elevata capacità di ricetta. Nella fattispecie erano vini a cui avevamo aggiunto glutationi all'imbottigliamento. Quindi ricordate già prima la presentazione dei fibri inattivi con tutto il discorso del glutatione come composto che consente nelle fasi della vinificazione e tutto il resto di proteggere questi aromi, ed effettivamente quindi aromi varietali, aromi fruttati, effettivamente questi sono vini che dopo 6 mesi in bottiglia presentavano una concentrazione delle più elevate nell'ambito di questo studio per quanto riguarda i fiori varietali, quindi il primer campo esatto. Però appunto erano gli stessi vini che presentavano una concentrazione più elevata di mercato sanolo, ma anche le concentrazioni elevate di idrogeno solforato e mercaptano. Quindi operazioni di vinificazione che ci consentono di mantenere nel vino una significativa presenza di alcuni antiossidanti chiari, come abbiamo sentito prima, come il glutatione, per esempio. Ve ne cito uno in sede di lavorazione, la permanenza su fecce fine è sicuramente una delle operazioni che consente di mantenere piuttosto elevata la capacità riducente dei vini, ci consente di mantenere condizioni ottimali, un ambiente ottimale per la stabilità dei composti buoni, ma nei vini che hanno una tendenza, quindi che presentano dei precursori o una certa capacità a generare questi composti, sicuramente creerà terreno fertile in questo senso. Sono questi vini che, se volete, quando restano in bottiglia andrebbero imbottigliati con un occhio a delle chiusure o a delle condizioni che favoriscano un certo apporto di ossigeno per prevenire il problema principale di questi vini, che è l'accumulo di composti solforati in riduzione. Laddove vini a cui non avevamo aggiunto glutatione, per cui ho definito, restando nel generico, vini a bassa capacità riducente, accumuleranno volendo dei mercaptani non in maniera così forte, il loro problema principale sembra essere quello di non essere capaci di stabilizzare, di mantenere in maniera stabile nel tempo i composti buoni. Quindi in questo caso la logica sembrerebbe indicare la scelta, per esempio, di una chiusura a permeabilità più elevata, quindi apporti di ossigeno più bassi, perché la tendenza di questi vini non è più di tanto quella di accumulare composti di riduzione, ma più che altro quella di perdere i composti buoni. Quindi è sempre il bilancio tra questi due aspetti che, diciamo, nella nostra logica, nella nostra esperienza, è quello che in una casistica, per esempio, legata alla scelta dell'enologo focalizzato su questo tipo di caratteri aromatici, deve guidare la scelta della chiusura. L'altro aspetto interessante in generale è che questi aromi, nella nostra esperienza, possono essere modulati molto fortemente attraverso la scelta della chiusura. Anche su periodi brevi, anche dopo 3-6 mesi in bottiglia, possono già trovare delle differenze notevoli su caratteristiche aromatiche riconducibili a questi composti in funzione della permeabilità della chiusura. Credo ci sia bisogno a questo punto, viste le presentazioni precedenti, a soffermarsi ancora su questo, ma la dinamica, il motivo per cui alcuni vini, per esempio la logica un po' di quella del glutatione, presentano questa più elevata capacità riducente, quindi questa maggiore capacità sia di proteggere i fiori buoni, ma anche volendo di accumulare quelli cattivi, e che quando esponiamo il vino all'ossigeno andiamo ad avere la formazione di questi composti reattivi, chinoni a partire dai fenoli. Sono composti che possono essere implicati in una varietà di reazioni più diverse, abbiamo sentito precedentemente quelle di modulazione della stringenza, la formazione di alcuni composti aromatici di ossidazione passa dalla reazione di questi composti con gli aminoacidi che sono naturalmente presenti nel vino, e poi sono gli stessi composti che sono in grado di reagire con tutti i composti solforati che sono nel vino. Quindi è questo un po' il meccanismo con cui l'ossigeno, reagendo poi con i composti fenolici, diventa in grado di modulare la presenza di diversi composti solforati nel vino, sia quelli buoni, quindi meno ossigeno, minore perdita di questi composti, sia quelli cattivi, e quindi meno ossigeno, minor rischio di accumulare composti cattivi. Quindi se volete, la dinamica dal punto di vista chimico per quel che riguarda l'ossigeno parte dalla stessa reazione chimica, diciamo, si innesca nello stesso meccanismo, e poi l'implicazione sensoriale delle due famiglie di composti è quella che determina
quali vini possono avere più una tendenza verso la riduzione e quali vini invece in cui questa tendenza non presenta un problema e quindi si può concentrare più sulla preservazione dei composti varietali. È chiaro che la solforosa rimane l'antiossidante per eccellenza in enologia, oltre che per i suoi effetti antimicrobici, perché riesce ad agire su tutti questi meccanismi, ma il glutatione è interessante, l'abbiamo già anche sentito prima, in quanto solfontiolo e quindi assorbe quindi un composto solforato come lo stesso SH di tutti gli altri, e quindi diciamo si mette di mezzo e diventa il primo a sacrificarsi perché tutto il resto possa andare avanti. Però tra tutto questo resto c'è anche quello, diciamo, che non volendo non necessariamente quello più gradito. Nei vini rossi, allora questa è un po' una panoramica per quanto riguarda i vini bianchi, perché ho scelto di parlare di questo nei vini bianchi? Perché nella nostra esperienza le caratteristiche aromatiche che vengono più di tutte modulate dall'ossigeno durante l'evoluzione in bottiglia nei vini bianchi sono quelle legate a composti solforati, fruttati e di riduzione, quindi è molto tutto quanto si gioca su queste due famiglie di composti che però, come vedete, cioè, come vi ho presentato, possono avere una notevole serie di sfumature sul passare dalla frutta esotica, frutto delle passioni, al fumé tostato, arrivando poi ai veri aromi di riduzione. Nei vini rossi abbiamo fatto diverse prove, e diciamo, facciamo tutt'ora, ma abbiamo poi iniziato a lavorare sui vini rossi sul Grenache alcuni anni fa, perché lavoravamo con il Rai in Francia, e lì nel sud della Francia il Grenache è un po' la varietà principe. Il primo studio che abbiamo fatto ci aveva subito dato dei risultati estremamente interessanti proprio riguardo all'espressione dei caratteri frutti rossi in funzione dell'esposizione all'ossigeno in bottiglia. Vedete come utilizzando quattro chiusure, da una più permeabile, scendendo per via una chiusura via via meno permeabile, vediamo come il carattere frutti rossi, quindi l'intensità, proprio il carattere, lo standard di riferimento usato per questa analisi sensoriale era stato mettere delle fragole del vino, fragole e more nel vino, un cocktail di fragole e more nel vino. Vedete come al diminuire della chiusura nel tempo si osserva una, dopo 5 mesi, andando dai 5 ai 10 mesi, una fascia intermedia di permeabilità della chiusura si osserva un aumento addirittura del carattere fruttato, laddove poi con una chiusura troppo impermeabile non si osserva affatto questo, ma si osserva nell'insieme una progressiva perdita dell'intensità di questo carattere a livello dell'espressione del carattere stesso. Quindi un comportamento un po' bifasico, in cui c'è una fase intermedia in cui si sembra raggiungere un ottimo su un arco di 10 mesi, per arrivare poi a un livello troppo basso o più elevato in cui le dinamiche sono diverse e sicuramente meno favorevoli nel caso di livello più basso. La cosa ci ha intrigato perché, da un punto di vista chimico, a dire la verità, tutti gli studi di analisi degli aromi che abbiamo fatto non ci hanno mai consentito di identificare sostanze dall'ovvio carattere di frutti rossi che venissero influenzate dall'ossigeno. Spesso si parla di esteri nel caso di aromi fruttati del vino, in alcuni vini rossi sembrano contribuire, ma in tutte le analisi fatte non c'è mai stato un effetto degli esteri, un effetto dell'ossigeno sulla concentrazione degli esteri, quindi con o senza ossigeno, chiusure diverse, gli esteri restano sempre uguali. Però diciamo, abbiamo continuato a lavorare, uno studio un po' parallelo a questo sul Grenache era uno studio fatto in Australia sullo Shiraz, questo era proprio all'epoca in cui mi trovavo in Australia, abbiamo visto appunto che se andavamo a semplificare molto l'analisi sensoriale di questo vino partendo da tre caratteri principali nel tempo, espressione del carattere frutti rossi, aromi di riduzione e di evoluzione, vediamo come con tre chiusure, una praticamente barriera totale, una chiusura a permeabilità bassa e chiusura a permeabilità media, il carattere frutti rossi era sempre più elevato nel tempo con la chiusura a permeabilità media e la riduzione ovviamente era esattamente l'inverso, cioè molto più intensa con una chiusura a permeabilità basso. Quindi i due caratteri mostrano una tendenza completamente inversa, laddove aumenta la riduzione diminuisce l'espressione del carattere fruttato. Di tutti i composti che abbiamo analizzato, quello che ha mostrato una migliore replicabilità rispetto a questa tendenza, cioè che ha replicato questo stesso tipo di tendenza, è il metilmercaptano, composto appunto ancora di riduzione, che riproduce perfettamente l'andamento del carattere appunto di riduzione in funzione della chiusura. Come vedete, già a partire da 6 mesi mostra questa tendenza, che resta poi la stessa a 12 mesi.
Quindi un po' la nostra idea, che poi è stata confermata da alcuni studi fatti da altri in Spagna, è che quando si accumulano questi composti di riduzione viene anche un po' compromessa la capacità del vino di esprimere gli aromi fruttati. I composti degli aromi fruttati probabilmente sono lì, ma a livello sensoriale vengono mascherati dalla presenza di questi composti di riduzione. Quindi anche qui diventa interessante trovare l'equilibrio giusto. Nell'esperimento che vi ho descritto note di evoluzione troppo spinta non ce n'erano, però vedete come a 12 mesi cominciava il vino con una permeabilità più elevata a mostrare qualche aroma terziario un po' più marcato. Quindi è chiaro che sta sempre, l'occhio deve sempre anche andare verso il rischio di accumulare troppo aromi di ossidazione. Altri due aspetti interessanti, quasi a titolo di curiosità, però restando nell'ambito dell'importanza dei composti solforati, che spesso tendono ad essere associati solo ad aromi più, diciamo, brutali, di riduzione o fruttati, la nota di fumé, nella nostra esperienza, per tutti gli studi che abbiamo fatto noi, devo dire non tantissimi come in altri casi, ma comunque abbiamo trovato in diversi casi, poi confermato anche da alcuni lavori di Bordeaux, benzina mercaptane, ancora un mercaptane, sembra essere ben associato a questo carattere aromatico, e anche qui guardando tre chiusure a permeabilità differente lo troviamo in una chiusura a permeabilità leggermente più bassa, quindi più bassa la permeabilità consente di migliorare l'accumulo e la stabilità di questo composto nel tempo. L'aroma di cioccolato, che si trova spesso nei vini un po' più maturi, un po' più evoluti, nel Grenache sicuramente, questo sia nel Grenache sia nello Shiraz, in una scansione di olfattometria che abbiamo fatto è venuto fuori che c'era un composto a quell'epoca per noi abbastanza oscuro che si mostra a concentrazioni più elevate quando gli apporti di ossigeno in bottiglia sono più sostenuti, e da una ricerca un po' vari database è uno dei composti che partecipa all'aroma del cioccolato. Quindi resta ancora tutto da dimostrare che sia questo composto importante per l'aroma del vino, però ci è sembrata una situazione interessante, restando nella famiglia dei composti solforati, però con la cosa interessante che mentre tutti gli altri composti solforati, quelli SH, sono dei composti solforati in forma ridotta, questo è un composto solforato in forma ossidata, che sembrerebbe seguire la logica del fatto che questo composto si trova a concentrazioni più elevate nei vini che hanno avuto gli apporti di ossigeno in bottiglia più elevati. Quindi un'altra dimensione in cui la chimica dell'ossigeno sui composti solforati può consentire all'enologo di andare alla ricerca di caratteri aromatici particolari. Vado avanti velocemente. Questo resta un po' più la chimica, ma dal punto di vista sensoriale e poi dal punto di vista pratico il problema resta quello di definire quanto ossigeno è adatto alle esigenze di un vino. Ok, troppo poco ci spinge verso la riduzione, troppo ci spinge verso l'ossidazione. Nel mezzo sembrano esserci questi valori interessanti, ma quali sono poi questi valori? Sullo stesso vino Shiraz, dove vi ho mostrato lo studio sull'aroma del cioccolato, in realtà erano dei vini appunto invecchiati in bottiglia sotto condizioni abbastanza controllate, quindi nei quali abbiamo misurato effettivamente la quantità di ossigeno consumata nell'arco di 20 mesi dallo stesso vino imbottigliato con tre chiusure differenti. Vedete come da un punto di vista di quantità di ossigeno un range ottimale sembra essere quello tra 3 e 6 mg su 20 mesi. Dico questo perché semplicemente a guardare i profili sensoriali a 6,4 mg troviamo sicuramente la massima espressione di intensità del fruttato, frutti rossi, confettura, cioccolato, comincia però a mostrare un certo carattere di aromi terziari di evoluzione, laddove tra 1 e 6 restano molto marcate delle note di marcio, di come bruciata di uva, quindi tasti di note di evoluzione. Quindi un optimum sembra esserci in questa zona, ed è un po' la zona in cui noi cerchiamo di definire i nostri prodotti, quindi con apporti di ossigeno dei nostri prodotti, sfruttiamo questi studi e queste informazioni per definire un po' le gamme di ossigeno che sono interessanti per le diverse tipologie di vino. Che poi un po' sembra anche corrispondere abbastanza bene a quello riportato da altri. Se andate un po' in letteratura si ritrovano un po' queste gamme di ossigeno come gamme interessanti per un tempo di 2 anni, prendo 2 anni come riferimento perché la maggior parte degli studi disponibili in letteratura arrivano al massimo a 2 anni, sembrano essere le gamme interessanti per dei vini bianchi. Anche qui però vini bianchi, poi se parliamo di un Sauvignon sarà sicuramente diverso da uno Chardonnay, laddove una gamma
ovviamente più sostenuta, sembra essere valida per i vini rossi, dove si vogliono modificare sia i caratteri aromatici sia quelli di astringenza. E qui poi un po' la domanda nasce spontanea, ok, come vi dicevo, noi cerchiamo di utilizzare questi dati, soprattutto anche quelli delle nostre esperienze, molti dei quali non abbiamo pubblicato, per definire la permeabilità che nei prodotti creati da noi ci sembra ottimale, quindi abbiamo una serie di prodotti oggi che si vanno a collocare in questa gamma di permeabilità per le esigenze di diversi tipi di vino. E queste sono misure fatte da noi, poi diciamo anche in questo caso è abbastanza simile a quelli riportati da altri su altre, diverse, su altre tipologie di chiusura. C'è un aspetto che salta all'occhio, che è stato un po' accennato nella prima relazione del pomeriggio. Chiaramente molto del mio discorso è stato sulle quantità di ossigeno, cioè quanto ossigeno è interessante, quanto ossigeno apporta veramente delle differenze, qual è la gamma di ossigeno giusta. C'è l'altro aspetto che è quello della quanto è riproducibile da un tappo all'altro questo apporto di ossigeno. Beh, cosa significa comprare? Se ci troviamo su un prodotto che viene scelto perché apporta una quantità di ossigeno che ci sembra funzionale e funzionare per una determinata categoria di vini, è anche importante che poi da tappo a tappo, e quindi tutte le bottiglie, tutti i lotti, ricevano effettivamente quella quantità di ossigeno. È chiaro che alcune materie prime come il sughero, essendo più variabili dal punto di vista naturale, sono più esposte a una variabilità in questo senso, laddove tappi tecnici e tappi sintetici coestrusi sono quelli che, come vedete, la variabilità si tiene molto più prossima al valore medio, al valore definito. Praticamente questo significa semplicemente questo, che se prendete uno stesso vino, se partiamo dall'idea che uno stesso vino di tempo ricottigliato con chiusure differenti svilupperà profili sensoriali differenti, potete vedere come, questo è sempre lo studio sul Grenache, chiusure che corrispondono a apporti di ossigeno molto bassi andranno a dare principalmente profili sensoriali di questo genere, laddove, come dicevo, un po' la nostra esperienza ci ha portato a definire questa come gamma di apporti di ossigeno, che sul rosso per esempio può essere interessante per ottenere dei profili aromatici più caratterizzati da aromi di frutti rossi e laddove si voglia di determinate note di una certa complessità, caramello, cioccolato, appunto come si è accennato prima, con dei prodotti che sono piuttosto riproducibili nella loro permeabilità e che quindi consentono, una volta scelta la permeabilità giusta, di restare su quella gamma, laddove chiaramente altri tipi di prodotti possono presentare una variabilità maggiore. Quindi, giusto per concludere, caratteri aromatici importanti di tutte le categorie di vini possono essere modulati in maniera molto forte andando a giocare sull'apporto di ossigeno in bottiglia, che sia in sede di imbottigliamento ma soprattutto attraverso la permeabilità e la chiusura. Perché dico soprattutto? Semplicemente perché molti di questi aromi si formano nel tempo e quindi avere ossigeno che è presente nell'ambiente nel momento in cui questi composti vengono formati è qualcosa di più efficace rispetto ad avere un apporto di ossigeno all'inizio, per esempio all'imbottigliamento, che poi verrà consumato dal vino, quando molti di questi composti non sono ancora nemmeno presenti. È chiaro che c'è questa problematica, su cui noi lavoriamo molto intensamente, di individuare la permeabilità giusta rispetto al tipo di vino, quindi rispetto alle esigenze del vino, che per noi oggi è qualcosa che, su cui lavoriamo in termini di accumulare un database di via crescente, di prove, di esperienze, su tipologie di vino differenti, degustazioni fatte insieme ai enologi. E se però avete visto il range di permeabilità su cui sembrano verificarsi delle modificazioni abbastanza importanti del profilo aromatico del vino è piuttosto ristretto. Abbiamo parlato in un caso di 20 mesi passando da 3 a 6 mg e già c'erano dei cambiamenti notevoli, quindi quantità di ossigeno piuttosto piccola. Se pensate che all'imbottigliamento, uno degli schemi che abbiamo visto nella prima presentazione, partiamo da qui e poteva essere tutto tra i 12 e l'1 mg litro, quindi veramente delle variazioni notevoli possono accadere in processo di vinificazione, laddove poi quando andiamo a parlare di invecchiamento in bottiglia parliamo di 3-4 mg litro che fanno cambiare completamente le caratteristiche del vino. Quindi la scelta, la possibilità di individuare una permeabilità giusta è vitale, sempre più vitale per poter arrivare poi al consumatore con un prodotto che l'enologa in testa, ma diventa anche importante riuscire ad avere dei lotti omogenei che consentono effettivamente di utilizzare questo come un reale strumento enologico e non qualcosa che
ok, su una bottiglia ho avuto la permeabilità giusta, su un'altra bottiglia sono rimasto un po', diciamo, troppo o troppo basso, e quindi c'è un po' delle conseguenti variazioni nel confine sensoriale. Complessivamente.